Gino Riboldi in studio. E quando prima ho chiesto a Michelle e Angelo qual è il loro desiderio più grande, cosa mi avete risposto? Qual è il tuo sogno come coppia, il tuo desiderio? Continuare a vivere insieme e felici, alla fin fine quello che volevo, il mio desiderio è già stato realizzato, quindi tutto sommato è... Proiettato nel futuro, tra 10 anni, come ti vedi? Insieme ad Angelo e aver realizzato tutto quello che comunque volevamo realizzare. Angelo, cosa puoi aggiungere? Nulla di quello che hai detto Michelle, perché effettivamente è proprio quello che vogliamo, restare insieme, vivere la nostra vita insieme, magari anche meglio, però va bene così. Ecco, per dirvi di quanto per loro sia importante anche questo desiderio di stabilità, loro hanno celebrato una sorta di matrimonio simbolico. Mi racconti di cosa si tratta? È stato appunto un matrimonio simbolico che comunque per me ha avuto un'importanza decisiva, è stato comunque una fase importante, diciamo, per quello che sarà magari il matrimonio italiano. Perché voi vorreste questo, sposarvi in Italia, non all'estero, e qui forse Don Gino Riboldi può dirci la sua. Allora, Don Gino, grazie Maria Teresa. Don Gino, matrimonio tra gay, ha sentito il desiderio di Michelle? Ma io credo che si potrebbe puntare intanto a un registro dell'unione di fatto, che sarebbe qualcosa di assolutamente tranquillo e legittimo e utile e necessario.